Le donne, lavoratrici in carriera, attiviste, madri, compagne di vita, intelligenti, corteggiate, amate e coccolate, oppure ostacolate nelle scelte di vita e di lavoro, tormentati da uno stalker, vittime della violenza degli uomini. Non solo le notizie dei giorni nostri, ma anche la storia e la letteratura ci raccontano di tutte le difficoltà che le donne hanno incontrato lungo il loro cammino. Lucia, con voce rotta dal pianto, raccontò come pochi giorni prima le era passato innanzi Don Rodrigo, in compagnia di un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come ella diceva, non punto belle, e intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte, e Don Rodrigo dire «scommettiamo». Disse Lucia, «dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura». Addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Addio casa natia, dove si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore. Era nervoso, il suo carattere. Poi mi ha anche chiesto scusa. È colpa mia. Gli uomini decidono per le donne. Se mi lasci... ti cancello. Perché la donna non è cielo, è terra, carne di terra che non vuole guerra. E questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto che dentro ho piantato. Qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna ti prendo per mano.